e il comandante Sessa della polizia locale che ci dà un grandissimo apporto allo sportello di conciliazione di CAF e il responsabile di CAF, il dottor Ivan Giordano. Vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per la pazienza e direi di andare subito al sodo. Questo seminario è un appuntamento che ci eravamo dati all'inaugurazione, che è stata il 26 ottobre del 2014, in cui è iniziata questa avventura dello sportello di conciliazione civile e commerciale a Ceriano Laghetto. Uno sportello fortemente voluto da questa amministrazione, che è tra i primi 10 comuni in Italia ad avere appunto uno sportello di conciliazione interno. Questo perché? Perché significa, come ha detto poc'anzi il vice sindaco Crippa, avere un rispetto e una considerazione molto alta dei cittadini. Avere uno sportello di conciliazione ICAF in comune significa avere proprio un info point gratuito. Cosa vuol dire? Che c'è un professionista che riceve il suo appuntamento, giustamente, perché è giusto per dare una cadenza corretta, insomma, offre questa consulenza completamente gratuita ai cittadini o anche alle persone dei comuni limitrofi che si trovano ad avere delle problematiche di qualsiasi genere e che hanno bisogno appunto di fare dei chiarimenti. Quindi il professionista, che è un mediatore civile e commerciale, che fa sportello, è diciamo il biglietto da visita, il primo incontro che il cittadino ha proprio con la mediazione. Il ruolo è fondamentale perché durante l'appuntamento il mediatore deve inquadrare il problema, cercare di inquadrare la fattispecie in una norma giuridica, per cui il mediatore deve avere comunque un'infarinatura anche giuridica, giusto per comunque avere le giuste connotazioni, e poi verificare se la mediazione civile e commerciale può essere utile per risolvere il problema che viene presentato. Io devo ringraziare personalmente il comandante Sessa perché lui comanda la polizia locale di Ceriano Laghetto ed effettivamente ha mandato molte persone allo sportello. Ma perché questo? Perché quando un cittadino, una persona ha un problema, la prima cosa che pensa è: vado dai carabinieri o vado dal vigile. Questo dal vigile. Così. E chiaramente sia i carabinieri, e ringrazio anche pubblicamente la caserma di Solaro, che è la caserma di competenza di Ceriano Laghetto e dei comuni limitrofi, in cui sono andata personalmente per spiegare le funzioni dello sportello, l'esistenza dello sportello, eccetera, perché anche da loro cominciamo ad avere anche un feedback di persone, perché è vero che se i carabinieri, che la polizia locale, su molte problematiche che vengono portate alla loro attenzione, purtroppo non hanno degli strumenti reali per risolvere, cosa che invece lo sportello, cioè la mediazione, può invece essere lo strumento risolutivo. Ma facciamo un po' di chiarezza, partiamo dall'inizio. Perché devo andare allo sportello? Con che problema posso andare allo sportello? Qualsiasi, perché può andare in mediazione qualsiasi diritto soggettivo disponibile e la definizione è veramente ampia, qualsiasi. Poi ci sono delle materie che addirittura per la legge devono obbligatoriamente andare in mediazione prima di adire al tribunale, per cui il percorso diventa mediazione e poi eventualmente, se la mediazione fallisce, però in verità poche volte, si va in tribunale con i giudici, l'avvocato, eccetera eccetera. Perché ICAF?